Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta di recap su DAX e FTSE MIB. Oggi abbiamo fatto trading su FTSE MIB e, se vi ricordate bene, aprivo l'analisi di questa mattina dicendo cosa ci vuole per fare una shooting star daily. Anche il titolo era relativo alla shooting star. Vi ricordate che cos'è una shooting star? Se non ve lo ricordate, eccola qua. E la candela che comparsa sui grafici oggi è quella che mi aspettavo. Perché mi aspettavo questo movimento? Perché una shooting star si forma quando si va a fare eventualmente un top, poi prevalgono i venditori e quindi si lascia una shadow e tutto il corpo della candela è nella parte inferiore. Spesso non c'è shadow nella parte inferiore della candela stessa. Perché mi aspettavo un movimento di questo tipo? Per il semplice fatto che, come detto anche ieri sera, eravamo arrivati all'undicesima candela del terzo T-inverso. E quindi, a meno di lingue e robe strane, oggi si doveva scendere. E come hanno deciso di scendere? Hanno deciso di scendere con una candela che prima ha fatto i massimi e poi è andata a scendere. E noi cosa abbiamo fatto, quindi? Dato che non entriamo praticamente mai tra le 9 e le 10, l'abbiamo lasciata salire tutte candele verdi. Fantastico, bellissimo, memorabile. Ok? Quando abbiamo iniziato a vedere la prima rossa, abbiamo cercato il nostro swing di riferimento che era 21.059, in violazione siamo entrati short. Cosa è successo? Prima candela rossa. Poi ci è venuto conto, noi avevamo però lo stop loss messo ben distante da qua e poi discesa fortissima fino alla media mobile a 50 periodi dove abbiamo tranquillamente potuto vendere a livello di algoritmo dato. Per cui ci siamo portati a casa un pochino di punti anche oggi. Da 21.058, anche soltanto la chiusura qua, sono 240 punti o qualcosa di più. Successivamente ha fatto una finta per ripartire, se l'è rimangiata completamente ed è entrata nell'accumulo, ha provato a riuscirne, ci è rientrata. In questo caso, vi faccio notare che appunto siamo switchati sul FTSE MIB per fare trading, l'ho fatto per tanti motivi che vi avevo anche già preannunciato, soprattutto perché era più lineare come lettura. In questo momento abbiamo un ottavo T-3 che può essere arrivato a 36 barre su massimo 44, quindi ci possono essere ancora 2 ore dalle 9.01 di domani mattina di eventuale potenziale discesa eventualmente, oppure anche soltanto una candela, oppure già un rimbalzo, si può partire in gap up, per cui non siamo rimasti in overnight. E quando si entra nella nostra accumulo, tendenzialmente c'è la regoletta che ci dice che si potrebbe andare anche fino al limite inferiore prima di rimbalzare. Quindi ci siamo accontentati, tra virgolette, di quasi 250 tick di gain di short programmato in anticipo. E poi abbiamo deciso di aspettare. Perché nella realtà dei fatti, che cosa ci dice l'inverso? Anche l'inverso, oltre all'indice, che ci ha già detto che siamo a 36 potenziali barre di ottavo T-3, ci dice che non è proprio detto che qui a 21 candele abbia chiuso. Potrebbe volercene qualcuna di più, quindi sarebbe stato un azzardo rimanere ancora short. Ho segnalato che si poteva fare con un piccolo chip, con una piccola quantità di soldi, ok? Però a ognuno il suo. A volte ha senso accontentarsi del guadagno fatto, anche perché, caspita, 240 tick, 250 tick di FTSE MIB non sono uno scherzo, sono già un bel gain, ok? E oltretutto non si vedeva un movimento a ribasso da parecchio tempo e quindi l'abbiamo preso in pieno. Per la motivazione data dall'inverso, che in questo momento non mi convince come chiusura qua, ho preferito appunto non rimanere in overnight, come detto. Altra cosa importante. Shooting star l'abbiamo già detta, mi piacerebbe che i detrattori che scrivono di ciò di cui non sanno oggi parlassero e venissero a fare le scuse per le cose che raccontano
senza sapere la ciclica voluta di me, oggi è indiscutibile come cosa, e ho segnalato alle 9 che avremmo avuto appunto una shooting star daily, non roba da poco. E torniamo anche sul DAX. Per quanto riguarda il DAX, come vi dicevo, l'altura è un po' differente, ovvero qui d'inverso abbiamo avuto già 21 barre, quindi potrebbe bastare, e abbiamo persino già quasi un T-5 a rialzo, anche se non abbiamo la conferma dello swing, che potrebbe eventualmente lanciare un nono T-3. Il nono T-3 dovrebbe iniziare a provare a essere ribassista o laterale ribassista, se vuole andare a chiudere, perlomeno che cosa? Guardiamolo ancora da questo grafico. Perlomeno un T settimanale, e quindi ci deve essere perlomeno un T-3 a ribasso, ma deve far partire, potrebbe far partire perlomeno un T inverso, per cui ci dovrebbero essere almeno 2 giorni di discesa per avere un T-2 perlomeno laterale, non dico neanche inverso rialzista, ma va bene così, ok? Per cui mi aspetterei, dopo la partenza del 1T-3, che non possiamo ancora confermare da questo minimo, un ritorno alla discesa. Questo è quanto per oggi. Vi lascio con il VIX, che guarda caso abbiamo anticipato. Qui stava scendendo, noi ci eravamo già messi short, e poi qua ha ripreso a salire, e che ci sta dicendo che probabilmente dopo un bel direzionamento verso basso e un'ultima parte di salita si può iniziare a provare a ritornare verso la media mobile a 50 periodi. Vi ringrazio per il vostro tempo ed è stata come al solito un'altra splendida giornata. Ve l'avevo detto, impostatevi al positivo, l'attitudine fa gran parte del lavoro. Buona serata a tutti.